La poetica pittorica di Antonino Pugliafico risiede nella natura e nella città in cui vive, Verona. L'artista infatti si lascia ispirare da questa terra e dai suoi colori, dalla campagna, fino all'acqua che irradia il lago di Garda. È così nei colori della natura che l'artista trae nutrimento per le sue tele. Le opere di Antonino Pugliafico appaiono però astratte e dominate dalla pennellata energica con cui viene steso il colore, come ci racconta l'artista stesso. Il trasferimento sulle tele della realtà che mi circonda non è e non vuole essere una riproduzione fotografica di ciò che vedo. Intenzionalmente scompongo i colori visti nei loro componenti primari. L'artista quindi scompone visivamente lo spazio che osserva. Alberi, montagne e specchi d'acqua si riducono a macchie di colori che racchiudono tutta l'energia e la dinamicità della natura selvaggia. Antonino Pugliafico non vuole quindi rappresentare la natura così come la vede, ma piuttosto la sua essenza, le emozioni che la bellezza che lo circonda gli suscitano. In questo modo si ispira alla grande rivoluzione dell'arte astratta del Novecento, che si distacca dalla mimesi con la natura per dipingerne solamente le intime sensazioni, proprio come nelle tele di grandi artisti, tra tutti Kandinsky e Mondrian. Anche per loro poi era fondamentale l'uso di colori primari, per restituire le impressioni suscitate dal paesaggio e stupire maggiormente l'occhio dello spettatore attraverso i contrasti tonali. Antonino Pugliafico racconta poi la sua particolare tecnica pittorica. Applico le tinte con la spatola, con tratti materici e corposi. In tal modo l'effetto che ottengo è quello di un caos cromatico per chi osserva il quadro da vicino. Caos che si trasforma in dinamico per chi osserva invece il quadro da lontano e ne percepisce in tal modo il corretto soggetto. L'artista utilizza così la spatola per mostrare il movimento della sua mano sulla tela, il suo gesto pittorico, e rende il colore materico, quasi tridimensionale all'occhio dello spettatore. Sono così opere quasi scultoree che toccano l'occhio e l'anima di chi le osserva. Ciò che si genera è caos, un caos di colori, un caos dinamico che rispecchia proprio l'energia della natura. È poi l'occhio dello spettatore a completare l'immagine, a leggere e tradurre in quei segni la visione di un tramonto, di una campagna o delle montagne che si riflettono nelle acque cristalline del lago. L'artista però aiuta lo spettatore in questa lettura visiva dell'opera attraverso i suoi titoli, che riprendono proprio i paesaggi o le atmosfere che l'artista vuole fissare sulla tela. Attraverso la visione di queste opere, lo spettatore è così portato a immergersi nei colori della natura che lo circondano, a leggerne i significati più nascosti, ma soprattutto a farsi trasportare in un vortice di emozioni sempre nuove. Per questi motivi le opere di Antonino Pugliafico si adattano ad ogni tipo di ambiente, rendendolo dinamico, energico, in perenne movimento. Le pareti, arricchite dalle sue opere, si trasformano in un'esplosione caotica di calore, che trova però armonia ed equilibrio nell'intima visione e nelle pure emozioni.